Lo Sportello del Cittadino dedicherà una serie di puntate alla figura del consigliere di parità, una figura istituita con decreto legge, il decreto legge 23 maggio 2000 numero 196, fatte salve le successive modifiche. E affronteremo questa tematica con l'avvocato Gina Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto. E allora, avvocato Lupo, intanto grazie per aver accettato il nostro invito a realizzare questa campagna di divulgazione delle funzioni, ma andiamo subito in medias res. E allora cerchiamo di scoprire quali sono i requisiti per svolgere questo incarico, quale la durata e, diciamo, come primo approccio i compiti e le funzioni. Ti ringrazio di questa domanda che ci permette di spiegare qual è il compito della consigliera di pari opportunità. Intanto diciamo che è una figura istituzionale, quindi quando io lavoro come consigliera della pari opportunità ho la funzione di pubblico ufficiale e l'incarico che rappresento a livello provinciale per la provincia di Taranto è una figura istituzionale che è preposta per intervenire in modo specifico su tutte le tematiche che riguardano le pari opportunità legate al mondo del lavoro. Quindi intraprende inizia. Tu hai raccontato bene la fonte, che è il decreto legge del 2196, il decreto legislativo, più corretto dire, che poi ha subito delle modifiche, intraprende iniziative a favore del principio della non discriminazione e promuove tutte quelle iniziative che riguardano le pari opportunità sia di lavoratori che delle lavoratrici. Ha compiti di garanzia, inoltre, attraverso il controllo e la vigilanza della normativa antidiscriminatoria e deve promuovere anche una cultura antidiscriminatoria sul suo territorio.